Signori, con Kingdom Hearts siamo in un punto brutto. Io mi sto arrendendo per quanto riguarda la trama. Le poche informazioni certe sono praticamente inesistenti rispetto ai dubbi che tutti i dialoghi mi mettono in testa. Sto perdendo il gusto di giocare a Kingdom Hearts perché trovo che sia un po' troppo esagerato il quantitativo di dubbi che ti mettono e non ne risolvono neanche uno, anzi, ti incasinano ancora più le idee. Rush verso un punto che sbloccherà le idee e ci metterà sulla via delle giuste teorie, altrimenti se ci tengono ancora sulle spine per altre po' de ore, penso che do di matto. E perdo tutta la curiosità che avevo per Kingdom Hearts. Mi dispiacerebbe un sacco, però secondo me è un pochino esagerato. È un pochino esagerato. Comunque, abbiamo la carta dell'isola del destino. L'isola dove abbiamo cominciato Kingdom Hearts 1, tecnicamente. E sono curiosa. Sono curiosa, sono molto curiosa. Altri dubbi, altre cose che non hanno senso. Vai così che vai bene. Non sto impazzendo, vero? No, no, tranquillo, sei già impazzito. So esattamente dove mi trovo. Sì, è la nostra isola, dove io e Namine giocavamo insieme. Riku sti cazzi, Kairi sti cazzi, tutti sti cazzi. Ehi, oddio, e mo chi è? Ah, riapparsi! Come Butasor! Che facciamo oggi? Ciao ragazzi! Oh, ma come sono contento di vedervi! Oh, cosa? Abbiamo del cibo in faccia? Fammi il favore, Wak. Guarda, c'è del cibo in faccia. Solo tu non ti accorgeresti di avere del cibo in faccia. Calma, questo è un colpo basso. Questi litigano, vabbè. Non so, Wak. Credo che Selfie abbia ragione. Anche tu, Tidus! Ah, siete Selfie, Wak e Tidus, ecco chi siete. Lui giustamente non si ricordava un cazzo, perché tanto chi se ne frega di loro tre, mai nominati in tutto Kingdom Hearts. Hai battuto la testa? No, pensavo ad alta voce. Ci sono, stai nuovo pensando a lei. Attenzione, a lei chi? A lei chi? Capisco. Divento uno zombie quando penso a lei. Questo spiega perché è tanto strano con noi. Scommetto che vuoi che ce ne andiamo, così voi due potete stare da soli. Ma con chi ce l'ha? Con chi? Con Namine o con Kairi? O con Riku, cioè, che boh, so, così a caso. Credo di sì. D'accordo, spariremo. Fa la tua, cowboy. Ma scusa, in che senso, cowboy? Cercheremo di fare piano mentre vi spiamo. Che stronzi! Sora fa sul serio, diamogli un po' di privacy. Scherzavo. Ci vediamo, Sora. Iha! Per cowboy Sora, ragazzi. Pazzesco. Terribile. Terribile. Tra il terribile e l'agghiacciante. Ma poi fa la tua. Ma è un ragazzino di 10 anni, ma falla tu, ma in che senso? Non voglio sapere. Ah, ci sono gli Atlas all'isola. Giustamente. Ah, c'ho il mazzo del Blizzard. Ok. Ho il mazzo dal boss. It's over. It's over.
Adesso veramente ci fanno pensare che lui stia aspettando Namine invece di Kairo. Me la potrei aspettare questa cosa. Con Sora che si gira e fai tu che cazzo sei? Ma porco! Sono entrambi stanno insieme e quindi Rick e Sora sarà più... Attenzione! In realtà la coppia è Kairi e Namine. Non se l'aspettava nessuno. Quindi questo è un mondo, non è come l'altro. C'era solo la porta. Solo la porta? Mi ricordo che c'era solo la porta. No, non c'era solo la porta, c'erano anche le altre porte. E poi c'era direttamente il boss di Vexen. Che non vedremo mai più Vexen, giusto? È moto? Ma è moto o è moto che ritorna? Giudizio. Bellino. Lancia il keyblade contro il nemico e attaccalo più volte. Bellino. Allora, possiamo andare là oppure possiamo andare qua. Andiamo qua. Due e otto. Ma non ce l'ho l'otto, guarda, eh. Che te pareva che c'avevo l'otto? E niente. E niente, boys. Siamo rimasti fregatis. Mi serve un 8-8. Proprio... 8, capito? Non 7, non 9. 8. Non lo vedremo più, Vexen. Che ti aspetta dietro la porta? Non lo vedremo mai più, Vexen, dietro la porta. Un incubo! Mi dai, ratto? Ti togli... Diventi colorato, diventi violetto, per favore. Grazie. Ma Vexen è morto? Oppure sta a far finta? No, è morto. Vexen, stavate parlando di me? Un 3. Un 3 non è 8. Un 3 non è 8. 13 Vexen, la Madonna! Della serie che Axel può farci evaporare anche a noi. Con lo sputaggio. Oh, l'otto, guarda, grande, così si fa. Aspetta, però a sto punto voglio vedere che c'è qua sopra. E sono curiosa. Ma, niente. Praticamente, nanta. Volevo entrare là dentro, ma... Sapevo che sarebbe stato difficile. In realtà l'organizzazione sono tanti piccoli Vexen. Che fanno cose travestiti da altre persone. Un incubo.
Allora, cos'è questa fretta? Io ti conosco. Adesso ti prendo a sberla 2 a 2 finché non ricordi. Ti giuro su Dio. Vengo lì, ti prendo a sberle 2 a 2 finché non ti ricordi. Manteniamo la rabbia. Manteniamo la rabbia. È il castello che fa sto effetto. Sei ricco! Bravo! Bravo! Vedi, ha funzionato, le minacce. Grazie di esserti ricordato di me. È passato quanto? Un paio d'ore? Non importa. Stai bene? Sei ancora sotto il suo controllo? Giustamente questo è il Riku dell'inizio di Kingdom Hearts, quindi non sa niente. Devi essere il Riku dei miei ricordi. È Riku Riku! Il Riku dei miei ricordi. Sembra che vivi nel mondo delle favole. In effetti credo sia così. Sei proprio un bambino, come potrà prenderti cura di lei se ti comporti così? Ma dimmi il nome! Gesualda! Ma che cazzo è Gesualda? A proposito di lei. Minchia, sono spaventata. Che succede? Come faccio a saperlo? Giustamente. Qualunque cosa sia, non è buona. Vado ad avvertire gli altri. Io dovrei andare, lo so. Il tuo compito è proteggerla. Sì, ma qua sono tutti matti. Sì, ma qua guarda, non se può, eh. Cioè, qua proprio non se può. Qua non ne siamo vivi. Vabbè. Accetta, accetta e vai avanti. Accetta e vai avanti. Senza paura. Mi avvantaggio, faccio qualche livello perché qua la situazione la vedo tragica. Anche per le gatte soprattutto. Ci siamo finiti tutto. Sembrava una buona idea fare qualche livello, lo so. Ma più che i livelli le carte vale, quello è il fatto. Cioè non posso più passare le porte praticamente. Però guarda, Paperino e Pippo ci hanno proprio abbandonato. Non escono neanche più come carte vocabili. Ci hanno abbandonato. Perché solo è stato uno stronzo. E gli ho detto, fate brigate, io vado. Ma aspetta, qua, là, su, giù. E loro però mi hanno abbandonato davvero. Serve sempre concentrazione per questo cavolo di sistema di combattimento. Neanche su ste arene facili facili devo distrarre. Ma
Devo far prima, ma impossibile fare prima sul suo gioco. Ma alla fine davvero ci tirano fuori una persona che non conosciamo. Marluxia! Probabilità sono molto alte, molto molto alte, quasi quasi 100%. Chissà cosa succede in questa stanza, ma detto così guarda, detto così è un po' brutto, eh. Detto così sembra che succedano cose un po' zozze. Che sai che succede in questa stanza? Anche meno, 6 plus. Stavo guardando un po' la situation. Ma come? Io non sapevo che Kingdom Hearts era un gioco zozzetto comunque. Sono stata ingannata. Ok. Una bella carta. Due. Che ci faccio con una carta 2? 33 trentini entrano 30 tutti e 33 trotrellando. Ma che stai a dire? Zero. Ma ce l'avrà una carta 0? No. Che palline! Altro che Disney, vero, vero? Ma non è della Disney, è della Square. Con Disney. Ma mo prima che trovano zero. Uno zero, uno zero, per favore. Sono silenziosa oggi. Sono silenziosa perché è Kingdom Hearts che mi ha messo KO. Mi ha messo KO sul fattore teorie. Cioè non... boh. C'è qualcosa che mi sta facendo allontanare. È uno zero? È un due. Buu. Buu. Ma basta avercela sulla... niente. E picchia la pianta. Ma picchia l'Heartless. Niente, picchia la pianta. Oh, questa pianta di merda. So la poca ambientalista.
over. It's over. Yeah. It's over. Oppela. It's over. Oh, che brava con le carte zero. Tanta robetta. Tanta robetta. Però mi serve la carta per passare. Non vedo niente. Ci ho provato. Una carta zero per andare avanti, ce la possiamo fare? Questi che vanno sottoterra. Tutta la comba vuota ogni volta. Ops. Sbagliata io, sbagliata io. Oh, che balzo della tigre. Quanta vita che c'ha sto piccoletto? Ma cos'è? Un boss? È il figlio di Vexen? Boh, l'importante è chiudere la battaglia. Non aiuta la battaglia così, eh. Chiude le carte. Ho finito le carte. Ho finito le carte. Ma pensa te. Si fa. Oh, Pluto non mi ha abbandonato. L'ho sprecato, ma Pluto non mi ha abbandonato. Ciao giocati. Pluto, no! Ce la farò mai, lo dico! Non ce la farò mai bloccata per sempre! Bloccata per sempre. Ma è deficiente pure io. Oh, quello è andato. Quello è andato. Brava. Ah sì, sì, un'altra oretta ce la facciamo, eh. Un'altra oretta ce la facciamo. Vai, Pluto, scelgo te. Dammi due belle carte attacco. Oh, guarda che carta mi ha dato.
A genius. Era troppo emozionata. Ce la farò! Ce la farò! Sì! Sì! Ciao Katy, che racconti di bello? Dimmi un po', dimmi un po'! Che brava! Wow! Vediamo un po' se posso... Ah no, non posso perché non è... Non è questa, non è questa! Devo rientrare... Ah, non è neanche questa! A parte che lo zero non ce l'ho. A parte che lo zero non ce l'ho. Dove minchia era la porta che dovevo attraversare? Sparire per sempre. Ci ho messo così tanto in quella battaglia che non mi ricordo più davvero dov'è la porta. Bella questa camera. Così non mi freghi mai più. Che se non serviva a fare quella cosa. Vabbè. Uno, due, tre. Bene. Molto bene. Sette. Mi serve lo zero. Ma se non lo troviamo che facciamo? Cioè rimaniamo qua per sempre? Potrebbe essere. Per sempre incastrati qua dentro perché non abbiamo lo zero. Mi dai lo zero tu che stai qua sul cucuzzolo della montagna? Uno, due, tre. Perché non hai visto che non avevo? Sotto non avevo uno zero, non avevo. Non mi dava uno zero, mi serviva solo uno zero. Un zero niente. Fu così che rimase anni. Anni sull'isola. A cercare uno zero. E non lo trovò mai. E non lo trovò mai. Me lo sento, questa è l'arena buona per lo zero. Questo è uno zero. Oh, 800 di PC. 800 è tanto, eh. Boh, proviamo ad andare qua. Ah no, perché pure qua mi serve uno zero. E quindi non proviamo ad andare qua. Scherzavo. Allora, l'unica cosa che posso fare è vedere qua se mi danno uno zero. Che bello! È tutta nera pure la stanza proprio del combattimento. Non me l'aspettavo questa. Sono arrivata a fine gioco senza mai fare un combattimento qua dentro. E sono tantini, eh.
Li vedo tantine. Li picchio con gli zero. Non rischiamocela, perché forse potrebbe essere un'arena un po' lunga. Potrebbe, non lo so. Ah no, è finita. Oh, ma è incredibile come ci becco sempre, eh. Come i predict sono sempre giusti. A fine gioco tra 40 anni ancora qui perché ci sono solo 8. Oh no. Vi prego, 1-0, voglio andare avanti. Voglio andare avanti, ho bisogno di andare avanti. Mi serve 1-0, datemi 1-0. Certo che sono stati proprio cattivi gli sviluppatori a mettere delle porte dove effettivamente serve solo quel numero. Cioè non te la puoi cavare con, che ne so, serve un 7, gli do un 9. No, gli serve proprio quel numero, quella è cattiveria. Quella è proprio cattiveria. Quella è letteralmente cattiveria. 4. Oh! 4. Che vuol dire 4? Che vuol dire? Le carte mi servono per i tentate. Ho capito che mi servono. Però. Cioè, anche no. Beh, anche andare avanti mi servirebbe. Ma poi io non ho carte verdi. Continuo a non avere carte verdi. Non è che le carte verdi si droppano solo in determinati luoghi. Che è la carta dell'Atlas, del piccolo Shadow. Del piccolo Shadow. Ma vediamo, ma non dovrei avere carte verdi. Premi, premi. Sto premendo, sto premendo. Io sto col mazzo per fare il boss. E quindi che tocca fa? Niente, bisogna arrangiarsi. Vabbè che funziona lo stesso, eh. Ci metto un quarto d'ora, però funziona lo stesso. Tranne se il piccolo Shadow va sotto a pavimento e quindi niente. Sono immune, sono impotente. Zero. Sette. Un applauso alla connessione. Applauso. Ma che è sto mucchio di gente? Ma basta. Datemi uno zero. Vi prego. Ma potrebbero darmi più di una carta, no? No. Mi sembra di stare, sai dove? Jumanji. Che c'era la filastrocca che recitava tipo rimarrai incastrato finché un 5 e un 8 non compare. Qui sono incastrata finché un cazzo di 0 non compare. Allora, a parte, vedi che non ho proprio carte verdi. Non ho proprio carte verdi. Allora, 7, 4.
Capito, sto livellando, ma io volevo fare altro. Sì, come Jumanji, no? Che fa? Finché un 5 e un 8 non compare. Io vieni finché un cazzo di 0 non compare. Il cazzo di 0. Poi vi prego. Un blu, un 3 blu. Ma ho usato tutte le carte lì. E sicuramente mi mancherà qualche altra carta per andare avanti. Sicuro. Tanto ormai abbiamo capito oggi. Il gioco sta contro di me. È il gioco che non vuole. Con tutti i level up che ho potuto fare al mazzo, posso aggiungere altri 3-4 blizz, secondo me. 3-4 combo di blizzo. Sicuro, sicuro. Che è sta roba? Non è uno blitz. Indecente questa cosa. Dai, Kingdom Hearts a Jumanji un attimo. Abbiamo capito questo. Ultimo. Blu oppure 0? 3 blu oppure 0? Se ci hai dato due primogem, non male, non male. Ah, a proposito di primogem, Notte, tu che hai seguito la conferenza di della MiHoYo e hanno annunciato i 4 stelle nel banner contignare? In caso mi sono persa il messaggio, non ci ho fatto caso, se me l'hai detto. Cazzo, un genio sono. No. A un certo punto cambiava il metodo di combattimento con le carte. Ci sei quasi. Proprio adesso che mi sono abituata alle carte. Adesso il problema è proprio andare avanti, cioè non riesco a trovare quello che mi serve. Dammi due belle carte di attacco. Dai, 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 dai. Grande Pluto, tu sai che non mi abbandoni mai. Non mi abbandoni mai. Pam! Pa-pam! Yes, 5. 5. Raga, ho finito i mob. Interessa a qualcuno? Interessa a qualcuno? Finito i mob? Ah, nessuno? Vabbè. Sterminati! Ah, eccoli! Sbagliato. Pam, pam, pam. Torniamo alla città di mezzo. Andiamo da scuola. Che ci fai tu qui? Cerco uno zero. Carino, Not. Carino. Zero. Ah, yes!
precedente. Perché sono i primi? Perché gli altri sono meno forti, ci metti di meno. Sono un elfo libero! Yeah! Poi ci torneremo, anche perché non ho carte verdi. Non so perché non droppo le carte verdi. C'è sempre Sora che è contro le piante. Povere piante, ma lo dico pure io, povere piante. È Sora che guarda, appena vede la pianta gli va addosso. Continuo a livellare. Livello 40, raga. Livello 40. Vai. 50. Cosa? Che significa? Boh, usa tutto. E non basta. E non basta. Sono molto arrabbiata. Il gioco mi sta palesemente prendendo in giro. Come facciamo a farti allungare il gioco? Così. Che vuol dire usa la porta gialla? Che vuol dire usa la porta gialla? Apre tutto, la porta gialla apre le porte che mi chiedono la porta gialla, credo, perché se no ci sono delle porte che mi chiedono la carta gialla, ma io che ne so, pensavo che aprisse solo le porte gialle. Dammi più di 6. 1 1 Naggia ste piante. Ma quali porte che hanno le cose gialle? Quelle con la carta gialla? Ci sono porte con la carta gialla? Non ve sto a capire. Mi sa che non ci siamo capiti. Oppure non ho capito io come funzionano le cose, che è probabile. Che arena lunga!
Questa è una cosa molto interessante, Not. Ma io non sono convinta che funziona come dite voi. Perché ci sono delle porte con questo simbolo che mi richiedono questa carta. Cioè non è una carta normale questa. È una carta tipo queste. Ci sono porte che te la richiedono. Quindi non posso usarla per qua. Mi serve per la porta che me la chiede. E niente, adesso io vi ho spiegato questa cosa e vi attaccate. Ah, ok, quindi siamo arrivati proprio al punto del ricordo dei ricordi di Sora in cui l'isola fa puff. Ah, ma buongiorno. Buongiorno, di nuovo lei, ancora lei. Ancora lei per la 14ª volta? No, che non funziona. Quella carta gialla è come le carte chiave, cuore, eccetera, eccetera. Serve per aprire le porte che ti chiedono quella carta lì. Che io ne ho incontrate tante, ma non l'ho mai usata perché mi richiedevano tante altre carte. Oltre a quella gialla. Sto coso, ogni gioco cambia colore. Cioè, mo è... non è più nero, è bluette. È bluette. Non lo prendo. Bello questo blu. Blu pittorio. Blu petrolio. Ah, quindi lui in origine era blu. Era questo bluette. Carino questo bluette, mi piace. L'ha fatto proprio scasso sto buono mob. In tutte le salse. Sempre scasso. Cazzo è successo? Ah, è una scala. Ma dimmelo prima che è una cazzo di scala. Ma io che ne so che è una scala. Stavo dall'altra parte. Abbastanza fregnone come mob. Ma un po' in tutti i giochi è così. Poverino. Oh, level up.
up! Dai, come si viaggia oggi? Contentissimo lui, eh? Contentissimo, guarda il sorriso. 8,50, vai. Okay, I have to keep her safe. Nomine, can Ah, you hear ok, me? Namine. Nomine. Sora, you really came for me. It's you. It's really you. I've been through so much just to see you. Yes. I wanted to see you too, but this isn't right. It must stop. I wanted to see you, but this isn't the right way. Namine? I was lonely for so long. I just couldn't bear it anymore. So I called out to your heart and had you come all the way out to this place. You came for me, and I'm so, so happy, but to your heart I had to. Don't worry. I'm here because I promised that I would protect you. Sora. Thank you. And I'm sorry. I'm not supposed to be in this picture. That's true. Namine? That isn't me. I'm not there. I don't really exist inside your heart. I don't exist in anyone's heart. I never have existed anywhere. What? What are you saying? What's gotten into you? Weren't we inseparable? Always together? But then you had to go away. I came here so I'd never lose you again. Was it really me you wanted to see? Of course it was. I know I've forgotten a lot of things in this castle. But never anything about you. Look, you gave this to me, didn't you? You have it. My good luck charm. No, Sora, you can't believe me. Che cazzo sta succedendo? What am I supposed to do? Think, Sora. Think just one more time about who's most special to you. Call out to that piece of memory that glimmers faintly deep inside your heart. Ma qual è quella vera? The light gets, your heart's voice will always reach it. Who's most special to me? That's an easy one. It's you, Nami. Improvvisamente ci ricordiamo di Kairi. Non ho capito un cazzo! Non ho capito niente! Namine ha fatto qualcosa al nostro cuore per rivederci, ma lei non dovrebbe essere nel ricordo con l'isola, perché effettivamente lei non c'era, c'era Kairi. Poi spunta fuori una seconda Kairi, una seconda Namine trasparente che dice no, non credergli, e poi Namine diventa Kairi. Che minchia succede? Non ho capito, non capisco, non capisco. Chi era? Beh, ora non si ricorda di Kairi. Prima si ricordava di Namine, ora non si ricorda di Kairi. Namine. Ah, ok. No, non mi sono persa. Basta, non basta. Vado avanti e basta. È inutile, mi sono persa proprio. Non è che mi sono persa, è che è raccontato... troppo, ma neanche male, ma troppo etereo. Troppo nel... Oh, però facciamo capire un cazzo a niente nessuno, perché così è più bello. No! No! Se sa mai. Salva, va.
Cioè, dal 36 al 41. Sì, ha senso che ci doveva essere Kari, perché nel momento in cui si sono rotti i mondi e quindi è arrivato il Darkseid, eccetera, eccetera, c'era Kairi, noi che dovevamo partire con la zattera, con Kairi, Riku, eccetera, eccetera, eccetera. Però qua c'era Namine. Namine che poi si è trasformata in Kairi, però lui non si ricorda di Kairi. Con l'altra Namine che dice, no, non gli credere, non è cattiva, non gli credere. Con Namine che fa, io non dovrei essere qui, però io volevo essere qui. Ma che cazzo vuol dire? Vado avanti per inerzia. Avrei già spaccato Namine, tutto. Ah, Moari it sta qua. isn't you. The person most special to me, it's not you, right? No. The girl you really care about. The one who was always with you. It's not me. It's her. Ma chi se ne frega a questo punto? Who is she? Because I can't think of her name. If she's so special to me, then why can't I remember? Because I went into your memories and Let me explain this. Grazie, Riku, ti prego. Raccontaci perché io boh. Your memory is a train wreck. You're not the one who's meant to protect Naminé. It's supposed to Ah, be vabbè, me. niente, lascia perdere Riku. But you and your messed up memories are always in the way. Sora! Niente, Riku non ci spreca un cazzo. Riku sta messo peggio di noi. Lascia perdere la sua fava. Vabbè, va bene, fa niente. Niente, sono arresa io. Sappiate che mi sono letteralmente arresa. Ti stai arrendendo, sì. Sì. Va. Finito. Non si capisce un cazzo. Sono diventata imbattibile con questo mazzo. Non c'è un cazzo da fare. Sono diventata incredibile. E mentre io divento incredibile, mi andate tutti a cagare perché mi avete rotto le balle. Parlate chiari. E possibilmente qualcuno che le cose le sappia, perché Riku non sa un cazzo. Oh, c'ho la carta Riku! Perché la carta di Riku è nera? Cioè, ce li ho lì davanti. Ce li ho lì davanti, che ci posso parlare. Non ho più Paperino e Pippo, ma posso parlare con loro. Riku. Want some more? Ma veramente? T'ho battuto 3 volte in realtà, però vabbè. Riku. Looks like I win. Ma Riku, vabbè.
You are through! I said stop! Bastava dirgli Riku? Basta. E Riku? Moriva così, che botto. What did you do? What did you do to him? Broke his heart. I'd say more like she smashed it, really. Ma gli ha detto solo fermati! His heart? Then what's gonna happen to Riku? Oh, you're so much fun to watch. If it's Riku you're worried about, then don't. Because Riku was never really here. What do you mean? Do you really think I'm just gonna say it? Sì, dillo e basta! Oh, what to do? Quit the game! Che coglioni! Stupakic. All right. Have it your way, then. I know it'll kill you to hear this, but I think I can live with that. Qualcuno mi dice qualcosa? That thing lying there is just a puppet that Vexen made as an experiment. No more than a toy. It's laughable, really. It called you a fake, but it was the fabrication all along. Not Riku. A fake? Fake in every possible way. It was only finished recently. How could it remember anything? You get it? Its memories with Naminé were just planted, not real. Yep, that means all this time it's been picking fights with you over memories that were counterfeit, trumped up, and completely bogus. Isn't that the truth, Naminé? Oh, so cute. But behind this little face, you do awful things. Naminé? You're so stupid. Don't you get it now? That's what Naminé's powers are about. She can enter, rearrange, and even create new memories of anything, even things that never happened. The girl you've been trying to protect all this time is really a manipulative witch who shackles people's hearts. Then my memories are all... Oh, you do get it. Lies, lies, all lies. Just Naminé's illusions, nothing more. Binding you in the chains of your own memory was central to our trap. It makes me tingle to think how easily you were duped. So close to it, we were almost there. This was our only chance to turn the Keyblade Master into our puppet, but that jerk Axel, he used Naminé to betray us. So now, I'm left with no choice but to eliminate you. You'll pay. Don't! Huh? It's a little late for the witch to grow a conscience. Last time I checked, you're the one who fooled around with his memories, creating this mess. I know, but... I should tell you that I'm in an extremely foul mood. Thanks to you, all our plans are ruined! Naminé! Sì, a vedere il culo mi spezza il cuore. Are you upset? And you don't even actually know her. Maybe not. But still, I made a promise. What? A promise I made to Naminé to keep her safe. Maybe my memories are fake, but the promise is real to me. Giustamente, se uno si ricorda qualcosa, la realtà. I'll keep it. You're such an idiot. There is no promise, and there never was. You're just delusional. Must you insist on playing the hero? Whatever. If that's the way you want it, you're going down alone! Ah, sono tornati!
guarda la cura di Paperino. Donald, Goofy, you found me. Of course we did. Amore. You won't ever be alone. It's always been the three of us, and we stick together. And that is how it's going to stay. Okay. Have it your way. More pain for you means more fun for me. Nami non esisteva, ma si è messa al posto di Kairi. Nami ha detto: l'ho fatto perché mi sentivo sola. E fin qui ha tutto senso, insomma. Tutto Chain of Memory nasce dal fatto che Namine voleva un amico e ha fatto sto casino. Ok. Riku è un pupazzo. Che cazzo vuol dire che è un pupazzo? Cioè, come fa Vexen a creare un... una vita, perché effettivamente ha creato una vita che poi è stata riempita di ricordi fatti da Namine, perché Namine c'ha il potere di fare ricordi. C'ha il potere di fare ricordi. Ma in tutto questo, no? Axel vuole rovesciare l'organizzazione. Ma l'Arxin e Axel non stavano dalla stessa parte. Quindi perché l'Arxin si è incazzata così tanto? Perché Namine, dicendo queste cose a Sora, ha rovinato i piani dell'organizzazione? Quali sono i piani dell'organizzazione? In che modo completare questo percorso all'interno del Castello dell'Oblio avrebbe fatto diventare Sora il pupazzo dell'organizzazione? Non ha senso, cioè tutte queste cose non hanno senso. Perché adesso non gli serve più all'organizzazione? Cioè, adesso che ha parlato con Namine, non serve più. Perché? Qual è il problema? Erano l'Arxina e Marluxia? Non erano tutte queste X. Non erano Axel e l'Arxina? Ma noi ancora non conosciamo ste cazzarola delle intenzioni dell'ordine, non sappiamo niente. Volevano Sora come pupazzetto. Ma vabbè, ci può anche stare una cosa del genere. Ma uno fantastica un po' perché non lo sappiamo. Però lui c'ha il Keyblade, voglio dire, potrebbe tornare utile. Ma perché adesso che parla con l'Arxin improvvisamente non è più utile? Non serve più un cazzo a lui. Boh. Vabbè. Ormai con il mio Blizz non ferma più nessuno. Non scende Mega Volt. Madonna, l'ho chiamato. Spamma, che tanto non c'hai zero. Namine gli ha spiegato e poi potevano farlo diventare un burattino solo con i poteri di Namine, che non vuole più collaborare. Ah, allora ha senso il fatto che dice ormai non ha più senso perché Namine non vuole collaborare, non perché Namine gli ha parlato. Ok, ma se io parlo con Namine è tutta colpa mia, niente.
Questa morte di Riqui non la posso sopportare un'altra volta. Wolverine donna. Ho capito, però si poteva sentire in colpa prima. Cioè, nel senso, perché poi Namine dovrebbe sentirsi in colpa nei confronti di Sora, se effettivamente non si conoscono? Così, a prescindere, c'è poraccio. Meglio tardi che mai, vabbè, no. Una volta che uno inizia a fare una cosa, poi finisce. Devi sentire in colpa prima, no? Quando è troppo tardi ormai. Ricordi un po' in colpa si sente. Sì, ho capito, ma dovevi sentirti in colpa prima. Che te senti adesso in colpa e incazza tutt'uno. Però vabbè, si sentiva sola, l'ha fatto quasi per lei, forse, non lo so. Ancora non ho capito che cazzo vuole l'organizzazione. Ma posso presentarti una controparte malvagia, tra virgolette, malvagia, e non dirti il loro piano, che cazzo vogliono? Ma ma è di una cattiveria incredibile. Ma manco loro sanno che vuole. Ah, allora siamo una banda di rincoglioniti. Cioè, nessuno sa niente. Tutti si dimenticano tutto. Allora adesso capisco molte cose. Manco gli sviluppatori sapevano che cazzo volevano fare nella vita loro. E quindi hanno fatto cose a caso. Ok, adesso ci siamo. Allora, posso aggiungere un botto di carte in realtà. Posso aggiungere molte carte. Peccato che mi soffia tutti i 5. Vabbè, metti un 4 e lo metti qua. Metti un 4 e lo metti qua. Metti un 4 e lo metti qua. Voi dite perché? Perché? Lo dico io perché. Blitz. Metto un 4 e lo metto qua. Stava con gli 0. Un 4 lo metto qua.
Le cure tipo non ci stanno più. Le cure non ci stanno più, però ci sono molti blitz. Però ci sono molti, Riku. molti blitz. Ciao Ferrari. Zero, sapevo. Otto i coglioni. No escape. No, no, ci sono, ci sono. Posso spammare ancora di più. Posso spammare ancora meglio. Devi dirle le. Riku. Ci sono. Spamma di blitz in chat. Che funziona. No. Blitz. 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 No, non va. Blitz. 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 Blitz, 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 blitz. Bello, bello! Blitz, blitz, blitz. Ho detto di spammare il blitz, non la faccia del Grinch che fa così. Blitz. Ho poche cure, è quello il problema. Che in realtà potrei metterne altre. Ma poi si interrompe il tempo dello blitz. Ma lo facciamo lo stesso, quindi modifica. Ah no, nel senso che proprio non ce l'ho. Cioè, proprio che non ce l'ho. Tutte le carte d'attacco e resetta il contatore di ricarica. Sì. Il boss finale usa la gomma più usata durante il gioco. Se il boss finale usa Blitz è finita. Blitz in chat, spam potente. Blitz.
Non me l'ha fatto. Due, tre. Blitz, 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 blitz. Ma quanto spam? Raga, quanto spam? Ma quanto? Cioè, è una roba incredibile. Ha delle combo lunghissime. Ha delle combo esagerate. Alexin, già mi stavi sui coglioni il pedato visto. E mo confermi, mo confermi. Lo sa Rick che gli piace tanto la Xen. Blitz! Bravo, sto anticipando, sto anticipando tutto. Ha detto you have no heart. Ma vaffanculo, senti chi parla voi. Non so, Nico, di cosa stai parlando. Grande! Oh! La carta di Xen? Quindi pure lei è andata a fanculo? Oh yes! Oh yes! Oh yes! No. No. I refuse to lose. To such a bunch of losers. I think I'm fainting. No, this isn't the way I won't allow. Che è morta? È morta? You must be Nominee. It's good to meet you. We're friends of Sora's and my name is... You're Goofy and you're Donald. Congratulations, Sora. You finally found your friend. I'm so happy for you. Gee, there sure are a lot of questions. Nominee, I know this probably won't be easy for you, but could you tell us what happened? Grazie. It's my fault after all. Sì, ma basta inquadrare di culo dietro così, cioè davvero è indecente. I took the people and memories that were inside Sora's heart. And little by little I replaced them
with false memories. Hey, what about Sora's promise? Made up. It was fake. Sora never really promised me anything. Me being with him on the islands, that was a lie, just like everything else. We never met. I was never Sora's friend. And you were never anything more, either. No. You see, in all of your true memories, I was never really there. Gee, then that must mean it was your magic that made the rest of us lose our memories too. Is there any way for us to ever get them back? I can fix everything. If we go to the 13th floor. But Marluxia, he... Bet I know who that is. Was he the fella who made you tamper with all of our memories? If I didn't obey, he said I'd be locked in this castle forever. I've been alone for so long. So you did what he told you to do because you were lonely? I'm so sorry. Don't be. Please don't cry. Oh. Of course. I know I really don't have the right to. That's not what I meant. What? It's like this. I'm really not happy about you messing with my memories. But, you know, I can't really get mad at you for it either. These memories you gave me. In my head, I know they're lies. But they still feel right. Like the promise I made. I said I would protect you and that I wouldn't make you cry. Not ever. Namine, if you cry now, I'll feel guilty, like I let you down. So don't cry. Please. Until I get my memories back, smile and try to be happy. It's easier on me that way. Sora. Oh, brother, that's a bit much. It's okay. Sora always gets like this every time he's around. Ma Ender, ma non tutti. Oh, cut it out. I thought you both lost your memories too. Too bad. Good friends don't forget the good stuff. Come on. There. That's it. That's the Namine I remember. Yeah. I really liked it when you used to smile. Of course, that was really only in my fake memories. But what I'm feeling now definitely isn't fake. It's real. Thank you. Well then, let's go. Oh boy! I can't wait to get my memory back. Namine? Marluxia is gonna be up there, so maybe you'd better stay down here. Yeah. Maybe you could look after Riku? We'll come get you when it's over. Okay. Che vuol dire occupati di Riku? Please be careful, Sora. I'll be okay. I promise. Che vuol dire occupati di Riku? Scusatemi! Cioè, ma non mi potete mettere Riku così, scusami! Voglio aiutare Riku, altrimenti sono stata io a farlo soffrire. Ma avete detto che è un burettino? Sei una persona gentile, Sora, perché è un segreto? Se dovessi affrontare Axel insieme a Marluxia... però Axel e Marluxia non sono tipo... Dovrebbero essere contro. Allora, quindi lei ha manipolato i ricordi di Sora, come ho detto io, perché si sentiva sola e c'era l'organizzazione, ho detto, oh, fallo pure stacchia. Ok. Ma è legata ai disegni. Cioè, lei disegna e manipola i ricordi, perché l'abbiamo sempre vista disegnare. Poi disegnava tipo lei con Kairi, con Sora, con Riku. Quindi potrebbe essere quello il modo in cui
Va bene. Ah, niente cutscene. Niente cutscene. Ricordi che tra l'altro spariscono, ma le previste mai. A cui piace di Marluxia. Ah, quindi proprio... Ah, è entrata 13. Ok, quindi là dietro c'è Marluxia. Ah, cioè, è proprio così de botto. Ok, ok. C'era quella frase, no? Ricordare, perdere, ricordare, ricordare e trovare. Ha più o meno senso. Ha più o meno senso perché abbiamo perso i nostri ricordi veri, però abbiamo ottenuto nuovi ricordi che comunque per Sora sono veri, perché se tu ti ricordi una cosa, allora quella effettivamente è realtà, anche se magari non è vera, però per te è realtà. Diciamo che qualcosa a posto c'è andato, però il fatto di non sapere questa organizzazione così presente all'interno del gioco, non sapere dove vado a parare, è frustrante. È frustrante.